Siamo qui a Belen, in un quartiere periferico della città amazzonica di Quitos, per portare la fantastica donazione scolastica di Caterina Ortolan. Grazie a Caterina, questa guardiana della biosfera continua a studiare. Dimmi, quanto segno tienes? 10 anni. Lei ha 10 anni e ora in che grado vas? Quinto. E va in quinta elementare. E tu che chiedi essere di grande? Avvocata. Wow, può essere avvocata? Tiene che studiare molto, sì? Lei va in quinta elementare e vuole diventare avvocata. Per dimmi, se va a venire qua, Caterina, che le vas a cucinare? Perché mamma, tu mamma mi dice che sa cucinare. Che le vas a cucinare? Pollo fritto. Con chi è? Con platano. Con platano fritto. Bene, sperando che non sei vegetariana, lei ti cucinerà un bel pollo fritto con le banane fritte. Qui c'è un tipo di banana che si cucina ed è buonissima, è fatta fritta, sembra quasi una patatina fritta, molto buona. Chiede salutare e agradecere tu madrina Caterina? Sì. Che chiede dirle? Grazie per essere stato che mi sta appoggiando, madrina Caterina, e chiede conoscere persone, ojalá che vengas per sì a conoscerte in persona. Bene, Caterina, non so se conosci lo spagnolo, comunque lei dice che ti vuole conoscere di persona, ti ringrazia tanto per questa donazione, vai in una famiglia che veramente ha bisogno e ti vuole molto bene, te quiero mucho. Con noi è stata anche tua madre, sì? Anche la mamma vuole ringraziarti e salutarti, Caterina. Vuoi agradecere e salutare a Caterina? Sì. Bene Caterina, purtroppo c'è il pianto del figlio più piccolo, lei ti ringrazia, ti vuole molto bene e spera che verrai un giorno di persona per farti un bellissimo piatto amazzonico e per portarti in giro nella foresta. Grazie, un saluto a Caterina, ciao Caterina!